Buonasera, buonasera, buonasera! Come state? Come va? Vediamo se la ring light... Ok, ci sta in piedi. Come state? Come va? Oggi una diretta un po', diciamo così, speciale, una diretta diversa. Non sono seduto o comunque non sto parlando di crescita personale. Ma così, visto che ho provato questa ricetta e... niente, siccome è sana, siccome magari non so come me quante persone la mattina facciano fatica a far colazione, ma come mi ha consigliato il nutrizionista, se voglio continuare a mettere massa muscolare devo far colazione la mattina. E quindi quale modo migliore se non preparare un dolce sano che non abbia zuccheri, quindi ciancio alle bande, bando alle ciance, questa è la ricetta. Allora, i pesi premetto che non me li ricordo, ok? Ho già pesato prima e mi scuso come primissima cosa perché ho perso lo sbattitore. Non ho idea di dove l'abbia fatto finire, salterà fuori sicuramente non appena finisco questa diretta. Quindi mi toccherà usare il frullatore a immersione per mischiare tutto e... la cosa a me da ex pasticcere lascia un po' così... Hi Ryan, how are you? E quindi niente, gli ingredienti li metterò sotto nei commenti come la foto della torta finita. Quindi partiamo col prendere le fragole e i mirtilli senza farli cadere in terra e li metto qua dentro. Se volete tagliare le fragole a pezzettini più semplici sarà più facile frullarli, però vabbè, questo è quanto. Quindi iniziamo intanto a frullare la frutta. No, ho staccato tutto. Il bello della diretta. Vediamo se adesso riesco a non staccare tutto di nuovo. Ho una paura che mi si sporchi la felpa, però era troppo bella e non potevo non metterla. Niente, non vuole stare acceso sto robo. Ma perché continua a saltare? Raga, giuro che ce la posso fare. Non mi devo sporcare. Ok, ce l'abbiamo fatta. Adesso buccia di un limone. Saluto tutti quelli che stanno partecipando, anche se non vedo in realtà troppo perché il telefono non è vicinissimo. Però saluto tutti quelli che stanno partecipando. E se avete qualsiasi domanda o qualsiasi cosa, scrivetela pure nei commenti che non appena finisco la live rispondo a tutti. Poi se la provate a fare, mi raccomando, mandatemi la foto anche in privato che sono curioso di vedere come vi esce. Ok... mischio. Poi il burro. Thank you.
4 uova, questa è l'unica cosa che mi ricordavo di aver messo. E la farina, io come farina ho usato quella di avena, ma se state facendo una dieta keto o comunque un'alimentazione low carb, sicuramente quella d'avena non è quella consigliata per voi. E quindi se state facendo tipo una dieta keto, tutto l'impasto è assolutamente keto, ma al posto della farina d'avena voi dovreste usare tipo la farina di mandorle o di nocciole, se proprio. Comunque quelle sono quelle più indicate. E diciamo che l'unica cosa che cambia è appunto il tipo di farina per questa ricetta, e cambia in base al tipo di alimentazione che fate. Logicamente potete anche mettere lo zucchero se voi preferite, ma io personalmente trovo che le fragole e i mirtilli la rendano già dolce, quindi per quanto mi riguarda non starò ad aggiungere altro zucchero, che tanto lo zucchero è un po' come il sale, a me non fa impazzire, quindi anche se non c'è, no problem. Tanto questa è una torta sana per la colazione la mattina, quindi no problem. Forno acceso, sì. Tanto ho acceso il forno a 180 gradi. Chi è che... Ho sta giga mega voglia di dolce questa live. Ciao Agata! Questa però è una torta sana. Tu sei più da torte giuste, diciamolo così. Però sì, se vuoi venire a mangiare anche questa torta, no, però... Sì, poi stavo dicendo a inizio live, Agata, che mi sento un cretino perché ho perso la frusta e sto mischiando la torta con lo sbattitore elettrico. Cioè, no, non lo sbattitore elettrico, con il frullatore a immersione, perché ci avrei anche la planetaria da attaccare, ma non avevo sbatta e quindi ho detto, vabbè dai, facciamolo col frullatore. Mi sento un... Uno alle prime armi che non sono alle prime armi. No, vanno bene anche sane, va bene. Allora quando vuoi, tanto sai dove abito, fai venire anche Massi e quando vuoi io sono qua. Top. A posto, tortiera in... infatti mi stavo chiedendo cosa diamine stessi facendo con quel coso, sì. Sì, io l'ho detto inizio live proprio perché per me è assolutamente un'eresia, solo che volevo andare live, volevo condividere questa ricetta e il fatto di non essere riuscito a trovare la frusta, e l'ho cercata ovunque, ma tanto di sicuro come io schiaccio fine live, la frusta si materializza dietro il telefono e capirò che fine avesse fatto. Comunque niente, questo è l'impasto pronto nella tortiera già imburrata. Poi anche qua, genio del male assoluto, pulire... Cioè, no raga. Pulire la bacinella con quel coso qua, assolutamente no. Almeno con un lecca padelle o Marisa, come la chiama Gigi Massari, è il minimo. Oh. Dio benedica chi ha inventato le cappadelle. Va, che roba. Niente, adesso stendo bene l'impasto in modo uniforme e a fine live, una volta che la torta è cotta, pubblicherò la foto qua sotto nella diretta nei commenti. Idem gli ingredienti con le pesature.
Detto questo, se doveste decidere di cucinarla, fatemelo sapere, mandatemi la foto in privato e vi mando un bacione. Alla prossima diretta. Ciao ciao!